Ciao a tutte ragazze e bentornate sul mio canale. Eccomi qui con un nuovissimo svuota la spesa, Conad questa volta. Allora, intanto voglio mandare un bacio grandissimo a Fiore Corso, quindi chi di voi non la seguisse vi lascio sotto il link. È una ragazza che ha aperto da pochissimo tempo un canale, ma sta crescendo già tantissimo, perché veramente mi piace come parla, è veramente dolcissima, quindi seguitela e andate qui sotto nelle info box e andate a vedere il suo canale. Allora, parlando con lei mi ha detto che aspettava il mio svuota la spesa e quindi eccomi qui. Ieri sono andata alla Conad, ho fatto la spesa e ho detto ma sì, perché non registrare il video? Quindi mi hai dato tu l'input, l'ho registrato per te. Allora, cominciamo subito, bando alle ciance. Allora, che non sono ciance. Comunque, allora sono stata appunto alla Conad e ho fatto un po' di scorta di verdure surgelate, quindi ve le faccio vedere subito così poi le rimetto in freezer. Allora, ultimamente mi sto trovando benissimo con le verdure surgelate della Conad, cioè non ultimamente, solo che prima prendevo solo ed esclusivamente quelle dell'Eurospin, mentre invece adesso ho provato queste e mi stanno piacendo molto. Allora, ho acquistato una confezione di broccoli, proprio questi qui del marchio Conad, e li adoro perché gli ingredienti sono solo broccoli, cioè non c'è nient'altro, quindi sono veramente top. Questa è una confezione da 600 grammi. Poi, sempre da 600 grammi, ho preso i fagiolini, questi qui fagiolini finissimi, e questi, anche qui, ingredienti, solo fagiolini, cioè non c'è nient'altro, non c'è aggiunta di nient'altro. E poi ho preso di nuovo, perché questi già me li avete visti, ho preso gli spinaci, anche qui ingredienti solo spinaci, il pacco questo è un po' più grande, è da un chilo, e questi sono veramente buonissimi. E poi invece per la prima volta ho voluto provare, scusate questi rumori, sempre della linea Conad, però la linea Piacersi, che è quella lì forse un po' più leggera, che è questa qui. E questi non li avevo mai visti, è un contorno misto di verdure, naturalmente ricco di fibra, senza sale aggiunto, quindi anche qui gli ingredienti sono cavolfiore, broccoli, cavolini di Bruxelles e broccolo romanesco, non c'è nient'altro. E qui c'è scritto pronto in 8 minuti, si può fare anche al microonde, ma io in genere le verdure le faccio a vapore, in linea di massima, a vapore o bollite, comunque a me piacciono così, a parte qualcosa tipo, che ne so, le zucchine, i broccoli, magari mi capita di farli o al forno, comunque dipende. Questa è una confezione da 450 grammi ed era 1,99 euro, non in offerta, proprio il suo prezzo pieno. Metto tutto in freezer e continuiamo con l'altra spesa. Allora, vi faccio vedere cosa ho preso di frutta e verdura. Quindi, per quanto riguarda la verdura, ho acquistato 5 carote, proprio mi servivano di numero, no? Io ho dato peso, ho detto mi dai 5 carote e sono venute 50 centesimi, erano 1,49 euro al chilo. Poi ho acquistato delle zucchine, un chilo di zucchine, 1,1 kg, erano 1,29 euro al chilo e sono venute 1,47 euro. A me piacciono di più le zucchine chiare, ma non c'erano e quindi ho preso queste più scure, quindi pazienza. Poi ho preso mezzo chilo di kiwi, questi erano a 2,69 euro al chilo, sono venuti quindi 1,79 euro. E infine ho preso mezzo chilo di pere Conference, che erano a 2,49 euro e sono venute 1,65 euro. Quindi questa è stata frutta e verdura. E poi vi ho acquistato, allora, bis della promozione, appunto bis, c'erano le sottilette. Queste sono le originali ed è il pacco grande, quello lì da 400 grammi, ed erano due confezioni a 3,68 euro, quindi il prezzo ottimo perché è proprio il pacco, quello lì doppio. Poi ho acquistato due confezioni di passata pomodoro classica, questa qui è quella lì in brick, tre confezioni, un po' tipo quelle dei succhi di frutta, e sono tre confezioni da 200 grammi. Io la amo, mi viene comodissima perché tante volte magari mangio la pasta col pomodoro solo io, quindi una confezione solo per me mi va bene, anzi abbondante, e quindi queste le trovo comodissime perché non devo aprirle, metterle in frigo, non so quando devo rifarla, e quindi mi piace tanto. Non mi ricordo se c'era il bis anche su queste, non ricordo sinceramente. Poi, sempre a marchio Conad, ormai continuo con tutto quello che ho preso a marchio Conad perché ultimamente mi sto trovando veramente veramente bene, cioè trovo qualitativamente prodotti a marchio Conad super validi, di alcuni prodotti addirittura migliori di quelli di marca. Ad esempio mi piacciono molto le fette biscottate integrali, mi piacciono molto i crostini integrali,
quelli tipo granetti, per spiegarci, della Mulino Bianco, mi piacciono veramente tanto. Quindi poi sempre a marchio Conad ho preso una confezione di pane grattugiato, questo se non sbaglio era 69 centesimi ed è da 250 grammi, questo non l'ho mai preso però lo volevo provare e quindi vediamo come mi trovo. Poi anche questa novità non l'avevo mai presa ed è già aperta perché l'ho aperta ieri sera, ho acquistato un pacco di farina integrale. E questo è sempre marchio Conad, da un chilo. Qui c'è scritto ideale per pasta, pizza e focacce integrali. Allora, io ho guardato i valori nutrizionali, li ho confrontati con quella della Barilla, che c'era sempre lì nello scaffale ed è quella che ho io qui a casa. Allora, come calorie, come grassi, zuccheri, cioè è quasi tutto uguale praticamente. Ci cambiano le fibre, che qui ce n'è un po' di più, però per il resto è quasi tutto uguale, con la differenza che quella lì è raffinata mentre questa invece no. Io comunque la farina per lo più la uso per fare le verdure al forno, perché ho scovato una ricettina praticamente, in genere facevo le zucchine o le carote, adesso proprio mi sono fissata con le zucchine. Se vi va potrei fare una video ricetta, ve lo chiedo sempre, ve lo dico sempre, io non ne ho mai fatte, però se vi va comunque ho scovato questa cosina, è veramente molto light e io la faccio spesso veramente. Poi a Mario ho preso questi paninetti per hamburger, questi sono appunto quelli là con semi di sesamo e sono quelli là più piccolini, ce ne sono dentro 6 però sono più piccolini, invece la confezione classica è da 4, però il peso è lo stesso, sono sempre da 300 grammi, anziché 4 da 300 grammi ne prendo 6 però appunto più piccoli, e questi sono senza olio di palma, questi li abbiamo già provati, anzi li ha provati Mario e mi sono piaciuti tantissimo. Stessa cosa il pane tramezzino, questo l'ho provato anche io, era in offerta a 98 centesimi e quindi ho voluto provarlo, anche qui siamo trovati benissimo, certo il pane bianco un po', però ogni tanto si può fare, si può mangiare tranquillamente. Poi ultima cosina a marchio Conad, ho voluto provare questa, la pasta integrale. Di questa non ho mai visto recensioni, non ho mai visto niente, ma ho detto ma sì, proviamola. Mi era venuta voglia di rigatoni al pomodoro e ho detto voglio provare questa. Appunto qui c'è scritto integrale rigatoni trafilati al bronzo, cottura 13 minuti, ricchi di fibre, il pacco da mezzo chilo, veniva intorno ai 2 euro se non sbaglio e niente, ho detto vabbè, proviamola. Mario non mangia la pasta integrale, quindi comunque sia è un pacco solo per me. Poi che cosa ho preso? Allora ho preso l'Aromat della Knorr, questo praticamente noi lo mangiamo da una vita perché me lo portavano dalla Svizzera, ho dei parenti lì e lì si usa tantissimo, e praticamente qui c'è scritto insaporitore in polvere, tipo un sale speziato, però comunque è molto molto particolare, e da qualche anno lo porta anche la Conad perché prima assolutamente non c'era, e da qualche anno noi lo prendiamo appunto alla Conad. Mario esce pazzo, lo usa, lo mette nelle insalate, si può mettere anche sulla carne, nelle zuppe, ma lui lo preferisce così per le insalate, e quindi questo appunto era terminato e lo dovevamo riprendere. Poi ho acquistato questi cereali della misura, questi non li avevo mai visti, sono misura senza zuccheri aggiunti, frumento integrale, riso e avena, ricchi di fibre, senza aromi, e ho visto che negli ingredienti non c'è assolutissimamente lo zucchero, quindi straconsigliati, cioè per gli ingredienti, il sapore ancora non lo so, vi farò sapere eventualmente. L'unica cosa che so è un pacco da 350 grammi e veniva 3,46 euro, quindi mi è sembrato un pochino caretto, però erano gli unici che ho trovato senza zucchero, io momentaneamente devo prendere delle cosine senza zucchero e quindi niente, ho detto vabbè proviamoli, e quindi ho preso questi della misura. Invece proprio perché Mario non mangia zuccheri, ho preso questi Nutella birredi, lui li ama, li adora, e niente, quindi questi li ho presi per lui. E infine due cosine che non c'entrano niente col cibo, ho preso vabbè due confezioni di Salva Slip, questi qui della Carefree, mi trovo benissimo, e poi ho preso questa confezione di Bref, questa era 1,59 euro ed è nuova perché ha gli agrumi, no scusate, pensavo fosse gli agrumi perché sentivo odore di agrumi, invece no, c'è scritto pesca, nettarina e mela cotogna,
Quindi prima dello sciacquo pesca nettarina, durante lo sciacquo melagodogna, quindi sarà un mix. Comunque si sente che è fruttato, molto molto fresco, quindi non vedo l'ora di provarlo, anche questo vi farò sapere. Era rimasto l'ultimo, lo voleva uno pure mamma, però ne è rimasto uno, mi ho detto vabbè prendilo tu, quindi grazie mamma. E niente, questa è stata appunto la mia spesa al Conad, fatemi sapere. Se anche voi acquistate al Conad, quali prodotti mi consigliate? Perché io veramente sto cercando di provare tutto, mi trovo veramente veramente bene. Io vi mando un bacio grande, ho parlato a Raffica, a macchinetta velocemente, e niente, come sempre se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao!